C'è in realtà un parallelismo non tra gli estremisti islamici e i cattolici che difendono i dogmi della fede e i valori non negoziabili a cui si perviene tramite la ragione, ma tra gli estremisti islamici e i laicisti occidentali. Da un lato si viola la sacralità della vita negandola agli altri e negandola a se stessi. Dall'altro si viola la sacralità della vita relativizzandola e immaginando che debba essere subordinata a considerazioni ideologiche, politiche, persino economiche. Mi sono ritrovato nel giorno di Ferragosto, presentavo il mio libro Grazie Gesù a Marina di Pietrasanta in Toscana nell'ambito della manifestazione culturale della Versiliana, e in prima fila c'era tantissima gente in un grande parco dove da diversi anni vado sempre d'estate. C'erano oltre 1000 persone. In prima fila si è alzata una persona e si è qualificata come un medico e mi ha detto: io sono d'accordo con tutto quello che lei ha detto, ma non sul caso di Eluana Englaro. E nell'argomentare la ragione per cui non era d'accordo, ha detto: ci costa troppo. È una constatazione che ci deve far riflettere sulla deriva etica a cui si può pervenire nel momento in cui si mette in discussione il valore della sacralità della vita, e che è denso di interrogativi sul futuro della nostra società qualora il parametro dovesse essere quello del quanto ci costa a mantenere in vita una persona. Ed è sempre nell'ambito della sacralità della vita che si colloca l'ultima domanda e che ci dà l'opportunità di chiudere con una riflessione importante questo nostro incontro. Coloro che hanno compiuto l'atrocità dell'11 settembre erano tutti giovani benestanti. Il gruppo dirigente dei 19 terroristi suicidi che dirottarono 4 aerei, 2 dei quali si conficcarono nelle Torri Gemelle, uno nel Pentagono e l'ultimo invece finì in un prato della Pennsylvania dopo aver fallito nel centrare il quarto obiettivo, che avrebbe dovuto essere la sede del Congresso o la Casa Bianca. Il gruppo dirigente era formato da 4 ragazzi che studiavano e che avevano terminato i loro studi nell'Università di Amburgo. Gli altri 15 erano sauditi. L'Arabia Saudita non è un paese povero. Appartenevano alla classe medio-alta ed erano tutti ragazzi istruiti. Alcuni erano stati cresciuti in Europa. L'11 settembre ha rappresentato appunto la consapevolezza che il terrorismo suicida islamico
non ha un rapporto di interdipendenza con situazioni disagiate come la miseria, come la disperazione, come la sete di vendetta, ma si fonda sul lavaggio di cervello, che in Europa paradossalmente avviene nei confronti di persone che, essendo istruite, talvolta proprio perché sono persone che hanno delle capacità di successo nel proprio ambito, ma ritrovandosi profondamente in disaccordo con i valori, con l'identità della società che li accoglie, finiscono per aderire ad altri valori, ad altre identità che l'estremismo islamico offre loro, indicando loro un'alternativa che farebbe loro immaginare di poter ascendere nell'Olimpo dei martiri islamici compiendo delle atrocità, dei crimini. Quindi è la crisi di identità di questi ragazzi quello che rappresenta il terreno fertile da cui attingono i burattinai del terrorismo. Ed è qui che noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Dobbiamo prevenire che si formino dei terreni di crisi di identità in seno alle nostre società. E questa prevenzione, nell'Europa che ha le sue radici cristiane, non può che far riferimento al recupero della certezza delle radici cristiane, alla certezza di una civiltà che ha nel cristianesimo il suo riferimento principale e che sviluppa un contesto di civiltà dove la dignità della persona è posta al centro, dove il bene comune è il traguardo auspicato e dove ciascuno di noi oggi è chiamato a fare la sua parte come protagonista, come testimone e come costruttore di una civiltà di valori e di regole. Grazie. Buonasera, abbiamo l'onore di avere qui Magdi Cristiano Allam e le volevamo fare questa domanda. Lei è, diciamo, nella fede da poco e quindi volevamo chiedere che cosa fa per prepararsi, per conoscere meglio il Vangelo, e un suggerimento per quelli come noi, diciamo, magari per quelli che sono da tanto tempo cristiani ma che magari la considerano una cosa un po' scontata, ecco. Sì. Da neonato cristiano sono convinto che il cristianesimo, che si fonda sulla presenza viva tra noi del Dio che si è fatto uomo, di Gesù, si rivifica con la presenza di autentici testimoni di fede che devono ispirarci nella certezza della verità, nella bontà del bene comune, nella giustezza dell'interesse dell'umanità. Quindi noi dobbiamo tendere a condividere con degli autentici testimoni di fede il nostro cristianesimo, in modo tale da poter essere sempre più illuminati, sempre più affascinati dalla loro testimonianza, che rappresenta un qualcosa che coinvolge l'insieme della nostra umanità. Non si tratta tanto di leggere i Vangeli, che vanno certamente letti, vanno letti, vanno compresi, vanno commentati. Si tratta di vivere nella nostra integralità di persone il cristianesimo, quindi sul piano della conoscenza, sul piano dei valori e sul piano dell'azione. Dobbiamo essere protagonisti di verità e libertà, dobbiamo essere testimoni di fede e ragione, ma dobbiamo essere anche costruttori di una civiltà cristiana.